Presidente, voi avete mollato e deciso. Diciamo che abbiamo più che altro passato il testimone a persone un po' più serene di me in questo momento, perché purtroppo la serenità che è stata minata non si è ancora ricicatrizzata. A voi intanto vi hanno messo sotto? Sì, abbiamo una vigilanza che comunque mi rasserena, almeno da questo punto di vista, li vedo, sono molto cordiali da questo punto di vista, quindi mi fa piacere ciò. Qual è il futuro di queste ragazze? Spero il migliore per loro, per la squadra, anche per il progetto stesso, perché dopo aver fatto tanto per portarla a questi livelli, ripeto, spero che si possa continuare su una certa strada, quale appunto era, lavorando sempre col cuore, perché questo è uno sport che deve metterci il cuore. Bueno, le ragazze e io solo abbiamo pensato in tornare a giocare e lavorare. Questo che è passato mi dispiace, però noi dobbiamo andare avanti, siamo professionisti. E veramente ho trovato le ragazze molto cariche per affrontare questa partita e lo che manca del campionato. Cioè, siamo fiduciosi di fare una bella figura la domenica e cercare di vincere. Cosa risponde al presidente della Lazio che dice abbiamo paura di venire a Locri? Io le dico che venga tranquillo e che vedrà che qui hai un ambiente normalissimo di calcio a 5, di sport e di vita sana. Io in 5 mesi qua mi ho trovato benissimo e non ho avuto nessun problema. Si è fatto un'idea di quello che è successo, di chi minaccia, di chi vuole che la Sporting Locri vada a casa? Noi veramente non abbiamo nessuna idea. La ragazza e io veramente, te lo dico sinceramente, non abbiamo avuto nessun problema qua. Per quello è più difficile da capire ancora, però noi... In questo spazio di tempo abbiamo ricevuto l'ospitalità e il cariño di tutta la gente di Locri. Noi stiamo pensando solo alla partita, questa è una cosa che devono sistemare altre persone che non sono la giocatrice. Penso che noi dobbiamo pensare a giocare, che è lo che stiamo facendo. È un po' di paura, all'inizio sì, ma adesso pensiamo a giocare, la paura... Penso che devono avere tutte le squadre che devono giocare contro noi. I dirigenti se ne sono andati, voi restate? Sì, e loro ci sono andate perché è certo che quando uno minaccia la tua famiglia è quella che deve vivere tutta la tua vita, quindi penso che a un certo punto l'hanno fatto bene. Però a noi non devono sistemare le cose perché noi dobbiamo continuare a giocare. Dopo le minacce si ritorna a giocare, con quale spirito? Finalmente, come dicevo prima, è già un grande passo essere qua oggi e allenarci tutte insieme. Siamo quasi al completo, mancano poche compagne e poi ci siamo per domenica. L'armonia è serena e tranquilla, finalmente si torna a sorridere. Paura no, il problema è che ci hanno un pochino disturbato, perché noi non abbiamo nessuna colpa e... perché rovinare un qualcosa che ci rende felici. Tu come hai accolto la notizia che i vecchi dirigenti se ne sono andati? Beh, sinceramente non bene, perché non è bello abbandonare adesso per una stupida minaccia, la chiamo così. Sembrerebbe che già una qualche cordata si è fatta già viva, ha manifestato sensazione appunto di volerla prendere, la squadra sa che ha debito zero a 31-12, viene gestita, viene anche data a costo zero, più di questo no. Se non dovessero arrivare offerte definitive? Purtroppo non ho altre soluzioni al momento. A noi non importa se si tratta di mafia o di qualcos'altro, a noi importa il campionato. Vogliamo che chi si è preso l'impegno lo segua fino a fine stagione, non solo questa domenica. Questa vicenda non colpisce solo la Calabria ma anche lo sport. Noi non abbiamo paura dell'Andrangheta né di nessuno e vogliamo giocare e basta.